Ma allora è un vizio! Non riesco a scrivere una storia a lieto fine. Mi sembra impossibile. Anche questa volta vince il cattivo. Eppure le mie intenzioni non erano queste, erano buone. E vabbè, probabilmente sarò portato per il drammatico. Comunque, signori miei, vi ringrazio per l'aiuto, ma adesso devo andare. I miei eroi se la caveranno da soli. E poi, voglio dire, non sono mica veri. Addio! Buio! Scusate, mi sono completamente dimenticato di voi, ma non l'ho fatto apposta. Sapete cosa vi dico? Voglio farvi un regalo. Finitela come volete voi la storia. La fiaba è vostra. Sì, che storia! Noi, adesso, in che senso? Cosa vuol dire? Vuol dire che avete 10 secondi per decidere e fare quello che volete voi della storia. Potete decidere di salvare Isidoro o di lasciarlo morire. Oppure potete arruolarvi con il duca. Sareste pagati bene. Ragazzi, non so voi, ma il duca non mi va giù. E voi ragazzi, ma Isidoro ci ha salvato la vita, ve lo ricordate? Sì, è vero, Isidoro è stato un eroe con noi. Bravo. Mentre noi siamo così sfigati. Siamo brutti e sfigati, vediamo! Ora basta! Va bene, ho capito. Vi do 20 secondi. No! 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 Va bene. Facciamo 21. Da questo momento. Via! Beatrice e Isidoro riescono a sposarsi, il duca, ahimè, muore e finalmente, per merito vostro, mio o del pony, del birrel e del cavaliere, si può dire, e vissero felici e contenti.